In Molise è un'intera comunità stretta non solo attorno al ricordo dei 27 bambini e della maestra che morirono per il crollo della scuola in seguito al terremoto, ma anche più in generale a tutte le comunità che hanno sofferto per drammi di questo tipo. Una giornata piena di momenti commemorativi, sono state tante iniziative che ci racconterà tra poco Anna Di Giorgio. Per ricordare appunto le giovani vittime, ma anche per riflettere poi sulla sicurezza delle scuole, punto fondamentale toccato anche dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Per noi appunto a San Giuliano di Puglia c'era Anna Di Giorgio. Sì, Marina, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8. Siamo ancora a San Giuliano di Puglia perché tra poco partirà la fiaccolata che prenderà proprio il via dalle mie spalle qui dal Parco della Memoria, dove in questo momento mi trovo con la telecamera di Diego Martelli per raccontarvi la fine di questa giornata della memoria a distanza di 20 anni da quella terribile tragedia del 31 ottobre del 2002, quando alle 11:32 una scossa di terremoto di magnitudo 6 fece crollare appunto la scuola elementare Francesco Iovine qui a San Giuliano di Puglia, dove persero la vita, come dicevi tu, 27 bambini e una maestra, Carmela Ciniglio. Proprio per ricordare queste 28 vittime, a distanza di 20 anni è stata organizzata questa giornata proprio commemorativa che è partita questa mattina con i 28 rintocchi di campana nel cimitero di San Giuliano di Puglia a partire dalle 11:32, proprio ora esatta in cui si consumò la tragedia, poi la processione alla presenza di tantissime autorità civili, religiose, politiche, anche le forze dell'ordine, ma soprattutto i parenti delle vittime e anche i sopravvissuti di quella tragedia che sono giunti qui nel Parco della Memoria per deporre delle corone di fiori proprio in ricordo delle 28 vittime. Nel pomeriggio c'è stata anche, ci sono stati vari eventi, ovviamente anche delle tavole rotonde, dei convegni per fare un po' il punto a 20 anni da questa tragedia sul fronte della sicurezza delle scuole e per cercare di capire davvero quanto possano essere importanti questi fondi del PNRR, di questo si è parlato tanto proprio per fare quello che finora non si è fatto o che resta comunque da fare sul fronte della sicurezza scuole. Un tema che tra l'altro è stato toccato anche oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che ha parlato proprio della preoccupazione che ancora c'è per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole, tema che è stato trattato anche dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che questa mattina è stato qui a San Giuliano di Puglia che noi abbiamo intervistato insieme anche al sindaco di San Giuliano Giuseppe Ferrante. Possiamo chiedere alla regia appunto se può mandare i contributi filmati che abbiamo realizzato questa mattina. Giuseppe Ferrante, sindaco di San Giuliano di Puglia. 20 anni dopo si continua a ricordare questo terribile giorno in cui persero la vita 27 bambini e una maestra. Cosa significa ricordare dopo 20 anni? Dopo 20 anni significa ricordare per prevenire. Noi ricordiamo questi giorni oltre per i bambini e la maestra, in onore loro, ma soprattutto per smuovere un po' le coscienze di tutti, per evitare che tragedie del genere succedano ancora. Cosa è cambiato dopo quel terribile giorno? No, io posso dire che qui è come se avessimo una linea temporale, prima e dopo il terremoto. Quindi noi facciamo riferimento a qualunque ricordo, diciamo come un anno zero. San Giuliano ha saputo reagire e sta ancora reagendo perché non è ancora finita. C'è l'impatto visivo del dolore dopo 20 anni, è veramente un dolore che si rinnova fortissimo di una comunità colpita, ma di un paese colpito sulla cosa più cara che sono i nostri ragazzi, i nostri figli in una scuola, quindi è veramente ogni volta molto complicato, veramente. È ancora troppo lungo il cammino per assicurare la sicurezza degli edifici pubblici, questa era una scuola dell'obbligo. Sì, questa è una cosa importante, dopo 20 anni sono stati fatti qualche passo avanti, ma c'è ancora molto, moltissimo da fare e io credo che se vogliamo rendere come vogliamo rendere giustizia anche a questi eventi, a queste tragedie, dobbiamo impegnarci tutti, ognuno al proprio livello, dal cittadino alla politica, alla parte tecnica,
perché ancora la sicurezza sulle scuole deve fare un passo importante. Avete anche voi sotto mano i vari rapporti che fotografano una situazione scolastica complicata dal punto di vista della sicurezza, quindi dobbiamo ancora investire tanto, siamo in momento di finanziaria, di bilancio, credo che sarebbe un segnale importante aumentare i fondi destinati all'edilizia scolastica, alla messa in sicurezza, all'adeguamento, al miglioramento sismico soprattutto, ma non solo, perché poi la scuola è il momento in cui i nostri ragazzi vivono la loro quotidianità, quindi non solo sicurezza ma anche, come dire, un benessere generale, no? Non ritiene anche che bisognerebbe intervenire per quanto attiene le gare d'appalto, l'affidamento dei lavori? Questo è un tema, sì, questo è un tema che riguarda, diciamo, tutto il mondo dei lavori pubblici e le scuole in particolare, certo. Quindi c'è un tema di risorse, giusto, poi c'è un tema di procedure e di semplificazioni che devono essere reali semplificazioni, perché molte volte i fondi ci sono ma si fa grande fatica a spenderli, quindi questo tema è assolutamente un tema sul quale so che si sta ragionando, un nuovo codice degli appalti, chiamiamole così, ma soprattutto procedure che consentano di essere rapidi, trasparenti come giusto che sia, ma soprattutto rapidi, perché la sicurezza non può attendere. Il tema della sicurezza scolastica, partendo da un dramma di vent'anni fa, credo che sia uno stimolo importante per noi per pressare, come dire, i livelli politici e la politica per ascoltare, ma sulle tante questioni non è solo un tema di finanziamento, è un tema anche appunto di procedure, è un tema anche di priorità, perché ci sono delle priorità, perché 4 milioni e 300 mila dei nostri studenti vivono in zona sismica 1 e 2, quindi secondo me dobbiamo per esempio lavorare anche sulle priorità. Qualcosa è stato fatto, nel senso che certamente il famoso fondo unico sull'edilizia scolastica, l'osservatorio, diciamo sono dei passi in avanti, però lo scatto vogliamo ancora vederlo, sì. Dottore, ce lo fa un commento sulla recente sentenza dell'Aquila? No, non è il momento, non ho letto la sentenza, francamente no.